Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. Professione codista, è il neologismo coniato per definire coloro che svolgono file per altri. Non si tratta di un lavoro in nero, ma di una professione regolata da un contratto collettivo nazionale, retribuita ad ore, anche 10 euro ogni 60 minuti, da clienti che dopo il pagamento ricevono una ricevuta fiscale. Ma lei pagherebbe mai qualcuno che faccia le code al posto suo? Ma guardi, lo farei volentieri per due motivi. Uno, perché mi levo un fardello, perché andare in certi uffici pubblici, lei capisce. E poi si potrebbe dare una mano anche a persone, diciamo, anche da questo. Cioè, avrebbero doppia valenza, secondo me, visto quello che c'è in giro al giorno d'oggi in fatto di lavoro, purtroppo, nonostante chi ci governa dice che le cose vanno bene. Per loro sicuramente. Quindi potrebbe essere un'opportunità. Certo, una cosa onesta oltretutto, no? Io penso che mio padre mi ha sempre insegnato che i lavori onesti non devono mai portare vergogna, no? Solo rubare, fare del male alle persone. Ma ben venga. Allora, dipende dalle esigenze personali. Se sono una persona inabile e sono a casa e non ho possibilità di muovermi e ho la possibilità di poter pagare, lo faccio. Fin quando lo posso fare, vado da solo. Quindi penso che sia una risposta abbastanza giusta. Quindi non prevarrebbe la pigrizia? No, infatti, perché così ti aiuterebbe anche a muoverti e a non stare sempre seduto a tavola, a casa, su una poltrona. Se potessi, sì. Odio fare le code, piuttosto pago in ritardo, pago quando non c'è nessuno. Non me frega niente, fare le code è odioso per me. Le dico quanto si fanno pagare adesso, secondo insomma, una stima del Codacons. Si fanno pagare 10 euro all'ora. 10 euro l'ora, però non è male, uno ci scampa se trova il lavoro. No, mi sembra che sì, se trovano va bene. E al contrario invece, lei farebbe mai quel tipo di lavoro? Se fossi nella situazione di certe persone, sì, per forza di cose. Oggi bisogna prendere quello che c'è. È un'inventiva di queste persone, no? Vediamolo sotto questo punto di vista. Per esigenza forse sì. Daresti una mano, guadagneresti qualcosa e impiegheresti il tempo libero. Ti capita mai effettivamente di aspettare molto tempo negli uffici postali o in altri luoghi? Sì, dipende, quando c'è gente oppure periodi particolari di pagamenti, sì. Poi dipende anche dalle zone, dipende dai posti. Ti è mai capitato di avere delle problematiche sul lavoro, delle perdite di tempo, anche di guadagni a causa delle file negli uffici postali o in altri luoghi? No, questo no. Fortunatamente no. Anche se fossi pagato 20. Neanche pagato 20. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.